video è offerto da AutoE. Al Pala Carrara si gioca la 13ª giornata di Serie A, si affronta Pistoia e l'ex filanista della passata stagione Virtus Roma. Pistoia che parte bene con un 8-4 di parziale, poi Roma prende un po' il sopravvento e finisce il primo quarto con Roma a vantaggio di un punto, 19-18. Pistoia che continua con una buona partita, bomba di Gibson porta Pistoia sul più 4. Fino a raggiungere il massimo vantaggio di 34-29 per il Pistoia. Poi Roma da quel momento in poi parte con il suo exploit, due bombe in fila di Osley e di Gibson firmano il sorpasso di Roma e poi un susseguirsi di bombe e di allunghi di Pistoia fino a chiudere il primo tempo sul 51-36. Terzo quarto che continua sulla stessa falsa riga, nessuna nota di merito per Pistoia che non perviene in campo. Roma chiude sul più 25 il terzo quarto. Ricordatevi questo numero perché Pistoia nel quarto quarto parte bene con 6-0 di parziale, poi due punti di Osley e poi altro 6-0 di parziale dopo un tecnico di Bobby Jones. Poi succede l'incredibile, Pistoia torna a meno 14. Osley però con la bomba fa ripiombare Pistoia lontano dagli ospiti. Pistoia che poi arriva a meno 10 con una bomba di Wanamaker. Daniel cancella un'entrata nel traffico di un giocatore avversario e dall'altra parte Wanamaker appoggia il meno 8. È qui che si ferma la grande rincorsa di Pistoia perché poi Jordan Taylor piazza una bomba da casa sua e firma il parziale di chiude il parziale di Pistoia sull'83-71 per gli ospiti e poi la partita che termina 85-76 per gli ospiti. Poi Pistoia che non demerita, blackout totale nel mezzo della partita, però grande cuore nel quarto quarto, negli ultimi 5 minuti di quarto quarto dove riesce a raggiungere addirittura il meno 8. Un saluto e un ringraziamento da Pistoia Live e auguri di buon anno.